Manfredonia. Con Urio ora che prova a servire Maluco, l'anticipo di Caputo e Urio poi ancora contro uno con Moretti. Da solo Moretti salva e qui altra grande chance per il Polistena. Il pressing il Polistena. Pallone perso ancora da Caputo e Urio, ancora Moretti che dice di no. Si fa vedere, riceve Crocco, ancora Crocco dietro per Butabuzzi. Ultimi 10 secondi, Boaventura se la porta sul mancino. Martino dice di no e salva in angolo. L'operazione, ecco, per rientrare in panchina e ha dovuto rallentare. Dall'altra parte c'è subito Foglia con Martino che tiene bene la sua posizione. Ancora Diogo che ha un po' di spazio, prova a liberare il mancino. Lo scarico per il tiro di Maluco. Moretti ci mette una pezza enorme. Punizione per Vinicius, ancora Moretti ci mette il braccio destro. De Pasquale e Tarisotti rispettivamente della sezione di Marsala e di Zampino. Parte Angelo Creaco, il tiro, la parata di Moretti che ci mette il petto. E davvero sì, Moretti si sta guadagnando sempre più e supera 4-1 la Kormar Polistena. Il tiro di Diogo, Moretti blocca anche questa. Il Lido di Ostia si è messo in difesa come se giocasse contro l'uomo in più. Jonas al volo! Coelho fino a fondo, Coelho! La piazza, la tocca Montefalcone, calcio d'angolo, grande parata, se così è stata, da parte di Germano Montefalcone. Poi forse fallo di Salas, no, si gioca, Crema, stavolta calcia! E Gagno cala una parata clamorosa! Questa è una parata senza completamente senso, tiro che secondo me era abbastanza di facile lettura. Penna di testa Ercolessi, Salas, Gagno! Accelerazione devastante del Ciolo Salas, l'appoggio per Crema. Crema, calcia, Gagno, centrale ma difficilissimo, non è finita, Salas, ancora Gagno, incredibili, due parate, super di Marzio Gagno. Ripartenza, ultima occasione per il San Giuseppe, Micheletto, la porta, calcia, e Gagno suggella, una prestazione straordinaria. Battuta dal corner, palla scavicchiata, va al volo, non male la conclusione. Bissoni Trentin, la parata di Thiago Perez. Vincenzo Capronigro, questo sia possa essere il suo anno e forse già lo è, confermi Matte? Pallone dentro! Richard conclude dal cin attento, prova ad andare lui, chiude bene dal cin, ripartenza dal cin, fa tutto da solo! Capronigro in fascia, punta Danicic, finte, lo disorienta, bella giocata, calcia Thiago Perez! La veloce in avanti, bene per Richard Biciak, grande finta, conclusione Murato da Dalcin, bella ripartenza del Sandra Abate. Gabriel Pasetti, si gira Richard, paratona di Dalcin, a evitare il 3-0 del Sandra Abate. Va da Dalcin, uno contro uno in fascia, si accentra, palla sotto la suola, costringe l'altro Dalcin a un grande intervento. In tuff, in calcio d'angolo. Oitomeia intercetta Nicolodi che spinge il 3 contro 3. Nicolodi, gol destro, Weber. E poi ragiona, occhio a Marcelinho che intercetta Weber. Occhio anche al mancino di Mohamed che va dritto in porta, trova la risposta di Ducci. Oitomeia se ne va, calcia col sinistro, trova le mani aperte di Ducci. Ducci subito lungo con le mani, ancora Weber. Spinge la transizione Weber, offre a Mohamed che la mette sul secondo palo. Santos finisce a terra, occhio alla transizione con Marcelinho che prova a beffare Weber con il pallonetto. Bella giocata in banda di Santos che si fa tutto il campo, rientra, calcia, poi ancora Mohamed. Rientro difensivo dei ragazzi di Nitti, Marcelinho col destro, la risposta di Weber. Rudy Neitres che controlla, offre a Marcelinho, ancora Weber. Azione del CMB, stavolta ci pensa, calcia Weber, trova le mani di Ducci. Edelstein dentro per Mohamed, pallone per Cesaroni, le mani aperte di Ducci e poi Tres a spazzare in rimessa laterale. Edelstein, Oitomeia, Ducci risponde, Di Eugenio perde il pallone, Oitomeia ancora, Ducci. Palla per Silvestri e poi per Galan, Vaporacchi adesso rischia di perdere un pallone sanguinoso, Rafinha al volo, l'intervento di Tornatore che dice di no.
al giocatore del Simbios Petrarca. Rivediamo il tiro al volo di destro di Rafael Novaes de Sousa e poi la parata di Tornatore. Ancora per Musumeci per chiudere il triangolo, ancora Musumeci a tu per tu con Fiusa, ha cercato il colpo di tacco, è rimasto lì il piede di Luan Felipe Fiusa e dice di no. Cerca l'iniziativa, si muove Rossetti invece là davanti, marcato da Fetich, Parrella invece che finisce dall'altra parte. Qui il tiro di Messina, devia con la spalla Luan Felipe Fiusa in calcio d'angolo. Ottima opportunità qui per il Meta Catania. Rafinha che prova ad andare via Galan, ci riesce, poi Rafinha con il destro, l'intervento di Tornatore ancora una volta. Le mani di Giampaolo adesso che cercano una trama offensiva per sorprendere la difesa ben schierata del Meta Catania. Prova Guga il tiro, ancora si stende Tornatore e la fa sua. Rivediamo nel replay il destro di Guga, parato a terra da Tornatore. Alza questo pallone per Musumeci, il tiro al volo e la parata di Luan Felipe Fiusa. Ancora Fiusa a dire di no, a chiudere il portone in faccia all'iniziativa del Meta Catania. Rivediamo il destro al volo di Capitan Musumeci. Prova a danzare sul pallone, un tunnel anche. E poi Rafinha ancora! Aveva chiuso il triangolo con Kakà, si è imposto ancora Tornatore. Caporacchi contro Parrel, prova l'1-2. Poracchi proprio per Taliercio con il piedone come nel primo tempo aveva già fatto più volte Luan Felipe Fiusa. Riparte Carmelo Musumeci, attraversa anche il cerchio di centrocampo, non viene fermato da nessuno, la palla resta lì, il tiro ancora Luan Felipe Fiusa che spara altissima